approccio sostenibile nei confronti dell'ambiente, sia soprattutto per quanto riguarda il benessere dei cavalli. Vorrei dare subito la parola al vicepresidente UISP nazionale. Intanto do il benvenuto a tutti, perché veramente fa veramente piacere vedere così tante persone a questo nostro appuntamento. Noi stiamo cercando, attraverso la nostra struttura di attività di liquidazione, di far diventare questo mondo sempre più popolare, no? Un mondo nel passato ovviamente non ha permesso sempre a tutti di poter avvicinarsi a questa attività e fare questa esperienza. Noi stiamo cercando di renderlo il più popolare possibile, e credo anche con il nostro responsabile delle attività vetri, Fabrizio Pozzoni, e tutti i dirigenti della struttura di attività, stiamo cercando, e forse siamo riusciti piano piano a renderlo sempre più popolare. L'altro aspetto è il rapporto UISP e Openness. Noi abbiamo cominciato una serie di impianti, il primo con un intervento abbiamo fatto a Medolla, a Pala Medolla, diciamo nei mesi dopo il terremoto dell'Emilia, per poi continuare con una serie di interventi sia per campi da tennis, campi polivalenti, campi da calcio. In questo percorso poi abbiamo anche cominciato a ragionare come potevamo anche utilizzare e sperimentare la gomma ciclata nel mondo anche dell'applicazione. E quindi soprattutto questa serie di progetti, prima con il pianto Antonio, ora un altro Orvieto, in cui dovremo sperimentare, no, questo utilizzo di questi materiali. Quando ci occupiamo di sport abbiamo sempre al nostro fianco WISP, con cui abbiamo ormai realizzato qualche decina di installazioni nei vari sport. Lo sport, se pensate alle varie discipline sportive, pallacanestro, pallavolo, pallamano, atletica, football, tutte hanno bisogno di superfici elastiche, più o meno elastiche, per poter permettere il rimbalzo, per poter permettere il salto, per poter permettere il ritorno elastico allo sforzo dell'atleta. Ma c'è proprio l'applicazione nel mondo del cavallo, nel mondo dell'ippica. Stiamo anche studiando la possibilità di miscelare sabbie con granelli di gomma, proprio per fare in modo che ulteriori benefici vengano apportati a quello che è la tradizione di materiali e soluzioni già in uso. Vorremmo che quando andiamo a lavorare il pneumatico a fine vita e trasformato in grano e in quel materiale che ho detto, torni un ulteriore beneficio al cittadino. Abbiamo fatto una scommessa insieme a Tecompreus, come appunto abbiamo anticipato, perché le pavimentazioni in box e altro comfort per i box, dei box dei cavalli. Innanzitutto c'è un'induzione di stress all'articolazione dell'animale, isolamento dei fondi umidi, caldi e freddi, perché l'animale non è che poi è così confortevole. Massima aderenza dell'animale, quindi migliora il lavoro in scuderia e evita pericolosi scivolamenti. Notevole riduzione, ma in alcuni casi la eliminazione totale del materiale da DPR. Abbiamo nel nostro futuro imminente, c'è la riqualificazione di un centro ittico, Happy Horse, ad Orvieto, e utilizzeremo quel materiale là, che sono piastre in gomma riciclata, con sopra un piccolo strato del granulo senza sabbia, sull'esempio di quello che è stato l'esperimento francese. La differenza nell'esperimento francese al nostro è quello che noi usiamo delle piastre, mentre in Francia è stato usato proprio un colato in opera, e come è colato in opera è come se avessero messo dell'asfalto proprio sul terreno. Questa qua è invece un composto, perché ci permette in caso di manutenzione togliere la parte sopra e avere magari un maggior metodo anche di pulizia stessa. Questo, la collaborazione con l'Università di Perugia, con il professor Fabrizio Rueca e con Marco Pepe.